Assessore, siamo quasi alla fine dell'anno, del 2011. Come sta andando la raccolta differenziata a Portovesme? Beh, è stata una sorpresa e una grande soddisfazione perché eravamo partiti, diciamo un po' con fatica quest'estate, avendo un pessimo primato, perché eravamo tra forse i terzi ultimi come raccolta differenziata in provincia. E speravamo di avere dei buoni risultati, ma con nostra sorpresa abbiamo avuto un risultato eccellente. Tanto per dare dei dati, nella media annua dell'anno scorso viaggiavamo intorno al 15% media annua, però considerando anche solo il mese di agosto, nel 2010 eravamo al 13,5% di raccolta differenziata, quest'agosto eravamo al 33% e quindi 33,4%, quindi avevamo praticamente raddoppiato e ora sono arrivati gli ultimi dati di ottobre. E siamo al 38,7% contro un 18% dell'anno scorso, ma soprattutto quello che è importante è che c'è stata un'ottima risposta da parte dei cittadini, anche dei commercianti e di tutti i vari Ecco, operatori. appunto, perché comunque differenziare presuppone anche un cambiamento Sì, di delle attitudine abitudini. e anche di adattabilità, perché per certi versi è molto più semplice buttare tutto in un unico sacchetto piuttosto che a casa, con le case con poco spazio come abbiamo qui in Liguria, a casa dover fare vari gruppi di raccolta per tipologie è piuttosto seccante Ecco, come hanno anche, no? risposto i cittadini e Devo quali sono dire bene. state le criticità? Devo dire bene, criticità ovvie, la prima settimana e poi nel momento in cui abbiamo messo i nuovi bidoni, perché abbiamo anche voluto dare un segnale, in modo che fosse completamente diverso l'approccio anche del cittadino proprio al cassonetto, diciamo. E quindi, abbiamo creato delle isole, in cui erano presenti tutte le tipologie dei rifiuti. Prima avevamo in certe zone un cassonetto, in altre zone tre, in altre tutti i cassonetti completi. Abbiamo introdotto l'umido che a Portovenere non era mai stato raccolto e quindi abbiamo organizzato le isole in modo che ci fossero bidoni per ogni tipo di, frazione che raccoglievamo. E questo ha creato anche dei problemi perché chi aveva magari il bidone, io avevo il bidone davanti a casa, ora non ce l'ho più, devo camminare quasi 10 minuti con tutta una serie di sacchi, sacchini e sacchetti, però almeno quando vado alla sera posso portare tutto sempre nello stesso posto con tutti i miei vari sacchettini. E quindi c'è stato questo fatto di magari di maggiore scomodità e di portare più sacchetti. Però abbiamo preso tutti i cassonetti nuovi proprio perché fosse evidente anche a chi arrivava, noi abbiamo molte seconde case, molti villeggianti, chi è arrivato si è trovato un qualcosa di diverso e ha capito che stava succedendo qualcosa. E quindi questo ha dato una percezione diversa della raccolta. Sicuramente poi abbiamo avuto uno spaventoso aumento della spazzatura per tutta una serie di motivi legati non solo al servizio ma anche ad un fatto di andamento dei costi e di percentuale della partecipazione del comune, che però ha posto e ha focalizzato bene l'attenzione purtroppo, e questo è stato un altro momento di grande anche contestazione Sì. da Le parte tariffe dell'utente. hanno Le portato tariffe polemica. hanno portato attenzione, ma anche polemica e attenzione al come vengono spesi i soldi, ma se facciamo la differenziata, ma non la stiamo facendo per risparmiare, allora perché abbiamo più aumento nella bolletta, e quindi tutta una serie di discussioni, anche di assemblee organizzate in vario modo, di persone che sono venute, che quindi hanno portato il discorso sul rifiuto, sul ciclo dei rifiuti, quest'estate a Portovenere in primissimo piano. E anche se da un certo punto di vista è stato azzardato partire durante l'estate, perché al momento in cui noi che siamo un comune turistico abbiamo la maggior presenza di persone sul territorio, non raddoppiamo di più, abbiamo dei giorni in cui, nei giorni delle feste, in cui siamo 10 volte quello che siamo normalmente. E quindi È una raccolta che quindi va adattata alle stagioni. va adattata alle stagioni e dicevo è stato anche difficile e rischioso partire nel pieno della stagione, però sono stata contenta che questo sia avvenuto perché nel momento in cui si è nell'attenzione maggiore come presenze e come rifiuti era il momento appunto per testare al massimo il sistema. Sistema che è cambiato perché abbiamo fatto anche con le isole e con il cassonetto per il cittadino e abbiamo introdotto
quest'anno, dopo una sperimentazione che era stata fatta un paio d'anni fa, il porta a porta per le utenze commerciali. Quando è partito? È partito grosso modo ad agosto, diciamo che ancora non siamo a regime completamente, perché poi noi abbiamo un territorio vario, abbiamo anche l'isola ad esempio, quindi anche sulla Palmaria stiamo, ancora non siamo a regime, stiamo andando verso il sistema della differenziata, ma con tutti i problemi che comporta un territorio che va dalle zone tranquille come può essere alle Grazie, di paese raggiungibile dai mezzi, a zone complesse come il Carrugio, in cui il mezzo fisicamente non entra dalla porta e quindi si devono usare tutti dei piccoli dei porter piccolini, che quindi hanno avuto necessità di avere un punto d'appoggio, quindi abbiamo dovuto creare una grossa zona che è su al cavo a Porto Venere con degli scarrabili, si dice così, in cui i piccolini possono appoggiarsi, in cui poi prevediamo di fare sullo stile della piramide di Spezia una zona in cui gli utenti potranno andare con la tesserina a conferire quello che normalmente non riescono. Un'ultima cosa, allo stato attuale la sua percezione della risposta dei cittadini qual è? Devo dire positiva, e poi ad esempio abbiamo fatto un altro, abbiamo anche introdotto le compostiere con un progetto della provincia, ed è stata entusiastica la risposta dell'utente, con una partecipazione che non è andata al di là delle aspettative, e quindi devo dire c'è stata una dimostrazione di grande civiltà anche di molte persone. Ricordo di aver chiesto tipo no, per strada chiedi allora come va, e molti mi hanno detto se si deve fare così impareremo, ci adatteremo. Quindi è passato il primo momento anche un po' di stupore da parte di molti, c'è stata proprio anche una comprensione, no? Quando uno dice ma ci vogliamo ridurre con mucchi di spazzatura, molti hanno detto no, certo, se dividiamo, se leviamo, se sistemiamo possiamo riciclare, quindi anche una coscienza ecologica da parte della cittadinanza che per certi versi fa piacere, ecco. Anche molti hanno detto vabbè, allora come stiamo andando? E quindi il fatto di dire noi abbiamo anche l'impegno di arrivare entro il 2012 a Natale al 60%, cose che sono faticose, ma nel giro di pochi mesi viaggiare già sul 40% abbiamo delle speranze, ecco. E questo è stato una cosa che mi ha confortato molto, ecco.